Sabato 14 novembre il Vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, ha presieduto la celebrazione eucaristica durante la quale si è svolto il rito di dedicazione del nuovo altare, il cui marmo bianco è stato donato dalla ditta Zagros Marmi di Orazio Zapparata. L'altare è stato decorato coi mosaici realizzati dal padre gesuita Marco Ivan Rupnik, teologo e artista sloveno, che ha anche decorato il nuovo ambone e realizzato nell'abside il mosaico rappresentante l'etimasia, ossia la preparazione del trono vuoto che Cristo occuperà il giorno del giudizio universale. Rupnik ha realizzato opere famose in tutta Europa. A Caltagirone il mosaicista ha creato anche il grande mosaico nell'abside della parrocchia Madonna della Via. Prima dell'inizio della celebrazione il Vescovo ha spiegato dettagliatamente la simbologia dell'altare, dell'ambone e dell'etimasia. Ai piedi dell'altare il Vescovo ha posto le reliquie di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia e beatificato da Papa Benedetto XIII. Una scelta voluta, spiega il Vescovo, per il suo forte simbolismo in terra di Sicilia.